le parole, soltanto le parole, bastano per fare una canzone che sia veramente vera, giusta, moderna, non c'è bisogno di altro. E la ballata del Tenchiano racconta la sua verità. Aprite bene quelle orecchie che in 40 anni di lui non vanno raccontato niente. Luigi amava la sua vita, era un maniaco dei check-up. Rideva e a volte si incazzava se stava lì che cantava e nessuno lo ascoltava. Però di lui si dice che era triste e depresso. E allora io sono qui per parlare di lui, delle sue canzoni allegre che la TV ha ignorato, ed è per questo che la gente sa di lui, che era triste, molto deluso, drogato, assai sfigato, e resto qui a parlare di lui. Della sua voglia questa sera di essere qui con noi, che non è quello che la gente sa di lui, perché era triste, molto deluso, però poi ha protestato con tristezza, delusione, ha protestato contro il pubblico italiano. È la ballata del Tenchiano. Racconta la sua verità, dell'amicizia e dell'amore, di 40 anni di successo, di quel suicidio senza prove. Luigi aveva due pistole, perché l'aveva minacciato. Chi era andato per cantare e protestare, ma l'hanno ucciso in una spiaggia, scritto nome tra i perdenti. E puoi dire che il suicidio con uno come lui ci può stare? Allora io sono qui per parlare di lui, delle sue canzoni allegre che la TV ha ignorato, ed è per questo che la gente sa di lui, che era triste, molto deluso, drogato, assai sfigato, e resto qui a parlare di lui. Della sua voglia questa sera di essere qui con noi, che non è quello che la gente sa di lui, perché era triste, molto deluso, però poi ha protestato con tristezza, delusione, ha protestato contro il pubblico italiano.
sottoscritto Luigi Tenco, denuncio Tizio e Caio per le combine e i giochi sporchi del festival. Il mondo dello spettacolo è ormai pieno di gente corrotta e senza scrupoli, e così ho deciso di ritirarmi dalle scene musicali e di continuare come autore, perché in un mondo di corrotti, in un mondo musicale dove la gente preferisce la rima cuore amore e se ne frega dei problemi sociali, non c'è posto per me. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta.